c'entra il suo quarto risultato utile consecutivo, il Sambiase, grazie al 2-1 casalingo ai danni del Noto, nell'anticipo della 16ª giornata del torneo di Serie D. Punti vitali per la classifica, quelli conquistati dai giallorossi che tirano la testa fuori dai play-out e inguaiano ancora di più un Noto già inguaiato. Gara viva, accesa, fra due squadre che non si risparmiano e danno battaglia. Ne faranno le spese Intelisano e Cristaudo, espulsi da una parte e dall'altra nella ripresa, e le coronarie dei presenti che, sempre nel secondo tempo, saranno messe a dura prova. Il Noto, a dispetto della posizione e dei punti in classifica, solo 6, gioca e lo fa con buon piglio, ma le troppe novità in campo dopo due settimane folli di calciomercato forse avrebbero necessitato un po' più di tempo per amalgamarsi bene. In ogni caso il primo spunto è proprio dei siciliani che al quarto vanno vicino al bersaglio grosso con Santaniello che si trova tu per tu con Desio dopo la spizzata di Trimarco ma viene chiuso in angolo. Dalla bandierina nuova occasione con la botta di merito bloccata da Desio. Alla prima occasione buona invece a passare è il Sambiase. È l'ottavo quando Russo protegge palle e sguscia via magistralmente fra due avversari. Serve Lio, lui sì, a differenza dei suoi compagni in posizione regolare. Il numero 10 guarda il piazzamento del portiere ospite e piazza la palla nell'angolino basso alla sua destra. Quinto centro stagionale per Lio, sempre determinante per le sorti del Sambiase. Nella prima frazione, molto studiata ed attendista, il Sambiase si rivede in avanti con due punizioni. Nella prima, Lio cerca la conclusione sotto la traversa, ma la sfera esce di poco. Nella seconda, il tocco di Lio è per Curcio. Vezzani in porta fa buona guardia. Il Noto si rende pericoloso invece in un'altra occasione con un cross velenoso di merito che attraversa tutta l'area senza trovare nessuna deviazione. 1-0 all'intervallo dopo 45 minuti non esaltanti, secondo tempo invece al Cardiopalma. Betta cambia subito dentro uno degli ultimi arrivati, Pignatta per Santaniello. I siciliani diventano più imprevedibili in avanti ma ad avere l'occasione buona per chiudere l'incontro sono ancora i giallorossi. Casciaro, lanciato da Lio, va via ad Intelisano che gli corre dietro e lo atterra così in area di rigore. Fallo da ultimo uomo, penalty per il Sambiase e rosso diretto per il difensore. Dal dischetto Lio non è impeccabile, Vezzani intuisce la traiettoria, tocca ma non trattiene. La palla sembra comunque finire in rete, anche se arbitro ed assistente non la pensano così. Si continua a giocare ed il Noto, seppure in 10, prende fiducia e campo. Il pareggio arriva al 16esimo. Sugli sviluppi di una punizione che viene ribattuta dalla barriera, la difesa del Sambiase non riesce a spazzare né a salire bene per mettere in fuori gioco gli attaccanti ospiti. Sulla palla rimessa in mezzo Desio si supera sul primo colpo di testa da distanza ravvicinata, ma non può nulla sul tap-in sotto misura di Pignatta. 1-1 è tutto da rifare. Le cose si complicano ulteriormente per il Sambiase due minuti più tardi, quando un'ingenuità di Cristaudo ristabilisce la parità numerica in campo. In 10 contro 10, dopo aver appena subito il gol del pareggio, il Sambiase sembra poter accusare il colpo, ma così non è e anzi trova le energie per reagire immediatamente e trovare il nuovo vantaggio. E il 23esimo, quando Carrozza svetta su tutti in area siciliana e deposita alle spalle di Vezzani la punizione calciata da Lio. Primo gol in giallorosso per il giovane mediano al suo primo centro in Serie D. Nei restanti 28 minuti di gioco da registrare tanti falli, molto agonismo, ma nessuna vera occasione da gol, se non questa conclusione dalla distanza di Troiano. Termina 2-1, il Sambiase saluta il suo pubblico per il 2012 con una vittoria fondamentale. Sale a quota 19 punti e pensa già alla prossima sfida, quella che chiuderà il girone d'andata sabato in casa dell'Agropoli.